Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato i temibili territori di caccia, dove lei, Stridula, aveva cercato di catturarci e di ucciderci. Essenzialmente, eravamo riusciti a sfuggire alle sue grinfie. Avevamo anche completato il tempio del combattimento del Bosco Silente e avevamo finito di esplorare quasi tutto il Bosco Silente perché manca giusto questa parte qui. Poi per il resto abbiamo esplorato letteralmente tutto il Bosco Silente, tranne forse quest'ultima parte, anche se tecnicamente qui siamo nella Valle di Quolok. Bene, ora siamo pronti per affrontare i deserti ventosi. Qua tra l'altro abbiamo anche una notizia. Grom dice che la sua casa abita si trova a est, al di là del percorso del pericoloso Bosco Silente. Vediamo di riuscire a trovare la sua casa ancestrale. E qui tra l'altro abbiamo anche molta sabbia. Vi anticipo che prenderemo un'abilità legata proprio alla sabbia. Infatti di sotto abbiamo un minerale Gorlek, ma che non riusciamo assolutamente a prendere in questo momento. Abbiamo anche delle piante carnivore, come vedete. Abbiamo verificato la casa ancestrale come notizia. E la soundtrack di questo posto io la adoro. È partita proprio in questo momento e spero che voi la stiate sentendo. È così aladdineggiante, arabeggiante, che con questo deserto ci sta benissimo. Qui si vedono fantasmi nella sabbia, Ori. Questa è stata la casa dei Gorlek prima che il declino li spingesse sottoterra. Niwen diventerà tutta così se non riusciremo a riportarle alla luce? Può darsi. Queste un tempo erano terre rigogliose. Deserti ventosi, eccoli qui. Qui sotto abbiamo della sabbia. E qui non possiamo ancora passare. Questi volendo li potremmo ammazzare, eh. Cioè quando escono li possiamo colpire, come vedete. Anche se il gioco scatticchia un pochettino. Vediamo se riusciamo ad ammazzarne almeno uno di questi. Forza, vieni su. Hai paura di un piccolo Ori? Niente, non viene. Lo possiamo proseguire a questo punto. Abbiamo infatti un Gorlek. Questa era la loro terra. E molti sono impazziti. Grom è rimasto. È rimasto lucido. Ma molti altri non ce l'hanno fatta. Qui dietro c'è un segreto, un minerale dei Gorlek. Mentre qui sotto si può scendere. Come vedete la sabbia cade, cioè la sabbia si distrugge. Qui abbiamo una pala. Strano. Ricordatevi questo posto, eh. Ricordatevi di questa pala. Messa lì così un po' a casaccio. Ora noi facciamo scendere questa sabbia, così muore anche l'insettino. Ecco qua. Facciamo morire pure lo scoiattolo. L'energia non ci serve, però a questo punto direi di prenderla. Curandoci. Eccoci qua. Questo è il corpo dell'esserino morto. E possiamo proseguire. Eccoci qui. Bisogna stare attenti alla sabbia perché ovviamente cade. Anche qui bisogna essere veloci per non scottarsi e non ce l'abbiamo fatta, infatti. Curiamoci. E proseguiamo. Eccoci qua. Purtroppo senza l'abilità legata alla sabbia possiamo fare ben poco in questa zona. Quindi dobbiamo prenderla il prima possibile. Aia, che male. Mi ha disintegrato con un colpo. Allora, qui sotto vediamo cosa si può fare. Si può fare così. Oppa, salire su questa pallina di sabbia e prendere dell'esperienza. Per risalire poi bisogna sfruttare questa pianta carnivora. Ecco fatto. E da questa parte non si può passare, è uno shortcut. Bisogna ritornare quassù e andare avanti. Allora, qui abbiamo una sfera di HP che potremo prendere più avanti. Qui sotto, tra l'altro, si può scendere, eh. C'è un passaggino segreto che molti non notano, che apre questo shortcut prima di tutto e che ci permette di scendere qui e ottenere una sfera di cellula vitale, un frammento di cellula vitale. Altro segretino da parte di Ori.
Eccoci qui. Continuando invece da questa parte, abbiamo un Gorlek. Incazzatissimo. Con uno scoiattolo, tra l'altro. Oh, scattino, scattino. Si era proprio bloccato, altro che scattino. Ok, disintegrati tutti. E vediamo cosa si può fare qui. Si può salire. E qui troviamo dell'esperienza nascosta. E eccoci qua. Credo che qui non ci sia più nient'altro. Facciamo un giro di qui per sicurezza. No, non c'è nulla. Nemmeno sotto. O meglio, da qui forse. Vediamo, sì. Da qui potrebbe effettivamente succedere qualcosa di interessante. Come vedete, c'è la vita di qualcosa lì. Che è stato colpito. Non so come abbia fatto a colpirlo da qui. Ma forse c'è un bug che mi permette di colpirlo. Effettuando magari dei colpi. Però, come capite, è uno shortcut. Un po' nascosto, ma si vede. Mentre qui sotto non si può andare. E questa, se non sbaglio, non si può accendere. Anche perché è già accesa. Quindi proseguiamo. E si può andare sopra. Bisogna essere veloci perché queste piattaforme di sabbia scompariranno subito. Però, se si è veloci per l'appunto, si può salire. Di qua non si può ancora andare. Ma si può proseguire andando su. Qui abbiamo dell'energia. Qui abbiamo forse un passaggio segreto. Nope. Però si può comunque proseguire salendo. Eccoci qua. Attivare anche questa leva. Fondamentale per permetterci di salire ulteriormente. Infatti questa leva apre una zona che fa scendere un po' di sabbia. Un po' di sabbia che si incastra tra i rami e ci permette di avere una pedana su cui saltare. Magari meglio, ecco fatto. Per andare più su. Qua su si può fare una cosa molto interessante. Bisogna distruggere tutti questi cosi di sabbia per ottenere un altro frammento. Resistenza finale. Friggi il 20% di danni in più quando la vita è sotto il 15%. Non ci interessa equipaggiarlo per ora. E là sopra, tra l'altro, si può addirittura andare ulteriormente, ma noi attualmente non possiamo. Quindi proseguiamo da questa parte. E saliamo di qua. Prendiamo questa sfera tipo di esperienza. E andiamo da questa parte. Volevo aprire la mappa. Eccoci qui. Siamo andati qua su. Siamo andati qui, come vi dicevo, si poteva andare addirittura più su. Di qua non possiamo andare, pieno di sabbia. Di qua abbiamo esplorato. Si può andare solo a sinistra. Allora, qui è tutto pieno di sabbia e anzi abbiamo delle zanzarone. Queste zanzarone che è bene eliminare. Ecco fatto. Perché fanno davvero tanto male e sono pericolosissime. Curiamoci. Vabbè, spammiamo questa cura. E ora possiamo salire. Qui però è un po' tosta la cosa perché quella sabbia scomparirà. E dobbiamo essere veloci, quindi. Ecco fatto. Possiamo metterci qui, aspettare che la sabbia ritorni e rifarlo. Eccoci qua. Qui bisogna uccidere questo Gorlek, invece no. Mi stavo confondendo. Questo minatore Gorlek è sano. Viandante, vorrei parlarti. Non temere, sono sfuggito alla corruzione che ha colpito molti miei simili, ma c'è un problema. Non avresti dell'acqua per caso? La mia borraccia si è rotta in una caduta. Non che io abbia sete, noi Gorlek siamo tosti. Potrei sopravvivere in questo deserto per giorni e giorni. Ma un bicchiere di acqua fresca di tanto in tanto fa bene allo spirito, e il mio spirito è inaridito. Oh, si è scollegato il controller, ok. Quindi questo fa parte di quella missione delle consegne. Viandante, vorrei parlarti. Non te. Ok, fa lo stesso dialogo. Noi possiamo però proseguire andando ancora più avanti. Ed arrivare all'albero dell'abilità.
Come vi dicevo, in questa zona non si può fare molto senza questa abilità, e noi l'abbiamo trovata. Scavo. Premi RB per muoverti nella sabbia. Premi nuovamente RB per eseguire uno scatto scavante. Ora ve la faccio vedere questa abilità perché è una figata. È un po' come muoversi nell'acqua. Solo che qui dentro non possiamo stare fermi. Ori continuerà a muoversi. Scavando. E si può uscire con uno scatto. Attiviamo il piedistallo della gara. Ora questa zona è completamente aperta a noi. Abbiamo preso quasi tutte le abilità per il movimento che si possono prendere in Ori. Ce ne manca solo una. Come vedete, dal menu di pausa, ci manca solo un'abilità. Guardate lì a sinistra, abbiamo tutte le abilità che abbiamo acquisito. E ci manca solo una, solo un cerchio ancora vuoto. Mentre a destra abbiamo tutti i boss e gli eventi che abbiamo sconfitto. Abbiamo il lupo ululo, le sorgenti, l'acqua della sorgente, vedete le onde con il mulino della sorgente. Poi abbiamo Q, quando l'abbiamo ritrovata, Quoloch che abbiamo ucciso. Abbiamo poi la presenza fetida, la fetida presenza sopra Quoloch e Mora, il ragno. Bene. E direi che avendo preso questa abilità che ci permette anche di sfruttare le palle di sabbia per salire ulteriormente, parleremo col lupo e l'episodio finirà qui. Salve, sfinito viaggiatore. Non so se gli spiriti hanno bisogno di acqua, ma se così fosse, mi dispiace dirti che dovrai cercarla altrove. Qualcuno potrebbe pensare che non c'è molto da disegnare in un posto così arido. Ma le sabbie si muovono continuamente. Potrei disegnare un'infinità di mappe. A proposito di mappe, vuoi acquistare una mappa di questi deserti ventosi per 450 luci spirituali? Ma certo! Molte grazie! Ecco che ci dà la sua mappa. E i deserti ventosi si aprono dinanzi a noi. Abbiamo svolto una buona esplorazione. Queste sono tutte zone che possiamo. A cui possiamo accedere ora grazie all'abilità dello scavo. Ma per il resto abbiamo esplorato tutto quello che si poteva esplorare. Qui non c'è nulla, parliamo ancora con il lupo. I deserti ventosi, un nome evocativo, no? Ok, lo ammetto, sono stato io a scegliere quel nome. Non sono sempre stati così ventosi, e nemmeno così deserti, non quando ci vivevano i Gorlek. Ora i Gorlek vivono sottoterra, e la terra vive sotto la sabbia. Hai per caso visto Tok nei dintorni? Se lo incontri, fai attenzione. Starnazzerà nelle tue orecchie sulle meraviglie passate dai Gorlek. Io sono più interessato alle meraviglie che devono venire. Ok, perfetto. Ha esaurito anche i suoi dialoghi. Bene, e davanti a Lupo e davanti a questa mappa di pietra del passato, come vi ricordate che erano nel primo Ori, vedete lì dietro a Lupo, questo episodio finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!